Eccoci qua ragazzi, benvenuti al Bargigio sui canali social di Foto Ema Live. Ve lo dico subito, iniziamo con un tema che riguarda lo sport, ma che in verità attinenza vera con lo sport non ne ha, ma che mi fa molto incazzare. Il caso di Paola Egonu, la stella del volley italiano e dei presunti contorni di razzismo. Ecco, a me dà veramente fastidio quando il politicamente corretto, il mainstream, si impossessa per fare propaganda di questioni sportive, le strumentalizza per fare battaglie culturali e politiche. Dunque, l'Egonu abbiamo visto tutti, sfogo in lacrime alla fine della conquista del terzo posto con gli Stati Uniti, col suo agente dove dice: mi hanno chiesto se sono italiana, non so se giocherò in nazionale, lascerò la nazionale. Poi in verità ha fatto una marcia indietro, praticamente apriti cielo, razzismo qui, una vergogna. Addirittura l'Egonu ha telefonato Mario Draghi, ovviamente i palafrenieri del politicamente corretto come la Boldrini e tutti gli altri hanno twittato, hanno fatto comunicati, è uno scandalo, solidarietà all'Egonu. E si parla di razzismo. Ma ragazzi, ma razzismo è una cosa seria, va combattuto. Ma a furia di fare battaglie culturali da mainstream per mettersi delle medaglie al petto su cose che col razzismo non c'entrano praticamente niente e che sono animate da quattro imbecilli che non sanno nemmeno cosa sia il razzismo, cioè facciamo veramente dei danni alla discriminazione vera. La prova? Le dichiarazioni del presidente della Federvolley, Manfredi, che il giorno dopo ha detto: guardate, le dichiarazioni dell'Egonu, quello che le è stato detto, sono stati quattro imbecilli sui social. Ma tra l'altro, avete capito, cioè a me dà fastidio il politicamente corretto, tutti che si scandalizzano senza esaminare la situazione, senza approfondirla, e tutti che fanno delle battaglie a capocchia per dei valori che non sono valori, perché il vero razzismo va combattuto, non queste note di colore. Praticamente l'Egonu, in un periodo di difficoltà emotiva, avevano perso col Brasile la finale, non ha un grandissimo rapporto con la CT del volley che è stato riconfermato, evidentemente ha fatto uno sfogo. No, era razzismo, erano quattro imbecilli che sui social le ha detto: ma perché tu sei italiana, quando sei diventata italiana? Ma sapete quanti insulti arrivano via social a chi usa i social media per lavoro? Voi sapete quante robe mi hanno detto? E praticamente quattro scemi hanno scatenato il politicamente corretto del dagli al razzista che non esiste. E continuiamo, perché poi c'è l'inginocchiamento, il Black Lives Matter, eccetera, eccetera. I veri valori dello sport stuprati da questa demagogia. Ripeto, il razzismo è una cosa seria e va combattuto. A proposito di cose che vanno combattute, c'è una giocatore che ho conosciuto molto bene da vicino, ho frequentato quando facevo il cronista, l'inviato sull'Inter, vale a dire Ronaldo il fenomeno, il brasiliano, ve lo ricorderete tutti, un giocatore fantastico, ha dichiarato recentemente, mi ha fatto molta molta impressione e mi ha colpito molto, uno ricco, famoso, imprenditore, presidente di due club, il Valladolid in Spagna, il Cruzeiro, la sua società d'origine in Brasile, un grande imprenditore, ricchissimo, ha dichiarato di soffrire di depressione e di essere in cura da uno psicoterapeuta da 2 anni e mezzo. Ecco, io ho conosciuto Ronaldo, ho fatto dei viaggi, delle trasferte nelle coppe europee con lui, era a Mosca nel 98, in semifinale, quando lui fece 2 gol e poi portò l'Inter a vincere la Coppa UEFA in finale a Parigi contro la Lazio. Ecco, mi hanno colpito molto. E proprio a proposito dell'Egonu, i campioni sono persone come tutti noi, sono personaggi normali con una sensibilità, se volete, ancora più spiccata, e quindi non vanno insultati, ma non vanno neanche strumentalizzati i loro pensieri a proposito dell'Egonu. Passiamo a cose calcistiche. Mi ha colpito molto, e secondo me tutti si sono scandalizzati per le dichiarazioni di Tare, il DS della Lazio, no? Che ha detto praticamente, parlando agli studenti della LUIS di Roma, che Inter, Roma, Milan e Juve sono finanziariamente fallite, tecnicamente fallite, che però vengono tenute in piedi dal sistema perché il sistema ha bisogno di queste squadre. E poi praticamente ha detto che la Conference League ha tirato una frecciata pazzesca alla Roma, no? I rivali della capitale, dice che è una competizione dei perdenti. Ecco, tutti hanno gridato allo scandalo. La verità è che Tare
non è uno che cade nel politicamente corretto, perché ha detto la verità, perché se guardiamo i passivi di bilancio, queste squadre, Juve, Roma, Milan e Inter, hanno dei passivi pazzeschi, vengono tenuti in piedi. Sapete che io, per aver twittato quest'estate quando ha vinto la Roma, che dicevo che era giusto esultare ma non esaltarsi, perché era Conference League, la vecchia Mitropa Cup, una coppetta, per settimane i miei soci sono stati inondati di odio e da haters. Ecco, Tare aveva ragione. Non è stato politicamente corretto, ma è stato estremamente realista. A proposito di delusione e di stranieri, ed era nazionale e fuori dai mondiali per la seconda volta dopo Mosca, Qatar, ecco, anche la Gazzetta dello Sport, che dovrebbe essere un giornale opinion leader, dopo anni e anni e anni, dopo le mie battaglie in qualsiasi posizione, quando ero a Mediaset, sui miei profili, sui miei siti, sui miei blog, sui troppi stranieri nel campionato italiano, e quindi la nazionale che non può trarre beneficio da una speculazione del genere, anche la Gazzetta si è svegliata e in settimana ha scritto: accidenti, nel 94-95, quindi 28 stagioni fa, gli italiani in Serie A erano l'86%, adesso sono solo il 39%, e su 4 gol che arrivano solo uno è firmato da italiani. In Europa solo la Premier League fa peggio di noi. Ecco, bene, andiamo avanti così, così rischiamo di non qualificarci anche alla terza mondiale. Devo dire che la Gazzetta dello Sport si è svegliata. È chiaro che c'è speculazione finanziaria dietro a questa invasione di stranieri, perché il decreto crescita, per esempio, invoglia le società a fare operazioni con gli stranieri per risparmiare sul lordo delle tasse, però se ne è accorta anche la Gazzetta dello Sport. Devo dire, meglio tardi che mai. Ciao ragazzi, ciao dal Bargigia, ciao da Foto Emalive.